Buongiorno a tutti, ben ritrovati al mio corso di organizzazione e strategia aziendale. Oggi parleremo alla lezione numero 8 di flusso e della domanda. Vi ricordo che i temi trattati fino ad ora sono stati quelli del Toyota Production System, i cui punti cruciali sono esaminare quello che è il valore dal punto di vista del cliente, cosa all'interno del nostro business crea da valore a il cliente. Dobbiamo mappare questo flusso del valore, vedere dove noi creiamo il valore e dove non lo creiamo. Dove non lo creiamo viene chiamato spreco o muda e viene identificato in 7 oppure 8 modalità diverse. Come eliminiamo questi sprechi? Con dei cantieri Kaizen di miglioramento, con differenti tecniche, alcune delle quali verranno viste in futuro. Dopodiché, una volta che una tecnica è stata implementata ed è valida, si crea uno standard. Deve essere quella lì valida per tutti. È la regola, è la norma, non si torna più indietro, si fanno solo passi in avanti verso il miglioramento. Ma ora parliamo di quello che è il pull, cioè la produzione tirata dalla domanda, OPF, ovvero One Piece Flow, ovvero un pezzo alla volta, e sincronizzazione per ottenere appunto una produzione, un flusso ad un pezzo alla volta tirato dalla domanda. Ma iniziamo con quello che è il vocabolario, perché molte di questa terminologia è in inglese ed è comunemente utilizzata in inglese, anche a me viene più facile parlare tante volte. One Piece Flow, OPF, vuol dire un pezzo alla volta, il flusso di un pezzo alla volta. Produciamo un pezzo alla volta e lo stesso vale anche in ufficio, per cui le pratiche vengono portate avanti una alla volta, che si contrappone a quella che è la batch production, cioè la produzione a lotti, quando noi diciamo a come minimo perché la macchina sia economica dobbiamo produrre 1.000 pezzi, perché con i cambi attrezzi eccetera in cui perdiamo 2, 3, 10 ore dobbiamo produrre almeno 1.000 pezzi per potersi rifare. Vedremo che non è così. Dopodiché abbiamo pull e push. Pull vuol dire tirare, push vuol dire premere, spingere. Per cui pull è il flusso tirato dalla domanda. Se il mio cliente mi chiede un pezzo, io produco un pezzo. Push invece è quello che è la produzione di massa. Io non mi interfaccio con il cliente, non me ne frega niente di quello che vuole il cliente. Io devo produrre i miei 1.000 pezzi, dopo speriamo, speriamo di venderli. Sincronizzazione vuol dire coordinare tutti i reparti alla produzione di un pezzo alla volta e richiesti dalla domanda. Ed infine JIT, Just in Time, che non vuol dire come molti credono, che se il mio cliente mi chiede un pezzo oggi, uno domani, uno dopodomani, io li produco tutti oggi e li consegno nel giro di un anno facendo un magazzino enorme e dandogli uno alla volta. No, se me ne chiede uno domani, io oggi ne produrrò uno e glielo consegnerò questa sera che gli arriverà domani. Per il vocabolario è tutto. Ora andiamo a analizzare quello che è la differenza tra OPF, One Piece Flow, e Batch Production, o produzione a lotti. In questo caso vediamo una produzione per un pezzo alla volta, per cui abbiamo 3 stazioni di lavoro, abbiamo questo foglio di carta in cui dobbiamo applicare in ogni stazione un bollino, quello rosso, quello blu e quello verde, e vediamo che seguono il flusso. In ognuna di queste appunto sono attaccate una all'altra. Quando io ho attaccato questo, passa di qua, ci attacco questo, passa di qua, ci attacco il terzo e va nell'insieme dei prodotti finiti. Quali sono i vantaggi? Come vediamo, tra un passaggio e l'altro, io non ho work in progress, non ho magazzini qua, intermedi o polmoni. Ho un layout che viene definito per celle, cioè all'interno di questa cella produttiva che è composta da 3 workstation, io avrò un ciclo produttivo 1, un time cycle, e dopodiché io produrrò solamente la quantità richiesta. Non è che io produco a lotti di 1.000 pezzi, me ne chiedono 10, ne produrrò giuste 10. In contrapposizione con quella che è la batch production o produzione a lotti, come vediamo qua, io ho la prima workstation che mi produce un lotto, facciamo di 1.000 pezzi, dopodiché io li devo trasferire tutti alla seconda workstation che è a una certa distanza dalla prima, trasformerò tutti questi 1.000 pezzi qua, dopodiché li trasferirò addirittura in una terza workstation e mettiamo caso che qui io abbia un problema, dovrò andare a risalire a tutti i 1.000 pezzi prodotti dalla workstation precedente
dove è stato creato il problema e quali di questi pezzi hanno il problema. In contrapposizione al One Piece Flow, se io mi accorgo di un problema, il problema è in quel determinato pezzo, non prima, non dopo. Io lo risolvo e tutti i pezzi che verranno dopo verranno fuori perfetti. E per finire, andiamo in una quarta workstation, anch'essa distante, anch'essa che richiede trasporto, anch'essa con un lotto minimo di 20 pezzi. Quali sono le caratteristiche? Abbiamo un work in progress, come vediamo, dei polmoni intermedi tra una workstation e l'altra. Abbiamo la produzione per lotti, 1000, avevamo detto, una quantità di spazio molto maggiore e un lead time di attraversamento molto maggiore. Ma andiamo a analizzare meglio quella che è la batch production. Questo è un esempio classico. Abbiamo tre workstation, tre processi di trasformazione della nostra materia prima, un cycle time di un minuto e un lotto minimo di 10 pezzi. Per cui io per processare nella workstation A tutti i miei 10 pezzi impiegherò 10 minuti. Dopodiché passa alla workstation B e altri 10 minuti. Dopodiché passerò alla workstation C e altri 10 minuti. In pratica, per avere il primo pezzo buono qui, che è questo il primo pezzo buono, passeranno 21 minuti. Per ottenere tutti i pezzi buoni, passeranno 30 minuti. Perché, come ho detto, tutti i pezzi del lotto devono essere prima processati da una workstation, dopodiché dall'altra e dopodiché dall'altra ancora. Andiamo a vedere invece come lavora il One Piece Flow. Sempre abbiamo un cycle time di un minuto, ma in questo momento, una volta che io nella workstation 1 ho processato il primo pezzo, questo passa immediatamente nella workstation B. Dopodiché, dopo un minuto, una volta finita la lavorazione, esso passerà immediatamente nella workstation C. Questo mi vuol dire che io il primo pezzo buono lo ottengo dopo 1, 2, 3 minuti, mentre prima lo ottenevo dopo 21 minuti. Inoltre, tutti i pezzi mi vengono processati in un totale di 12 minuti contro il totale del batch production che era di 30 minuti. Questa è la grandissima differenza. Per fare questo occorre però coordinazione, sincronizzazione. Andiamo a vedere quelli che possono essere però i punti critici o gli ostacoli alla produzione per One Piece Flow, un pezzo alla volta. Beh, innanzitutto, io posso avere problemi di qualità e se non risolvo questi, io non posso attuare quello che è il One Piece Flow, perché mi fermerei in continuazione e non otterrei nessun pezzo buono. Per cui prima bisogna andare ad attuare un sistema di qualità o ISO o con le tecniche di root cause analysis, andare a trovare la causa del problema. Vi ricordo che il problema, come visto nella lezione precedente, è il sintomo, la malattia. Noi dobbiamo andare a vedere qual è la causa che ha generato quella malattia, quel problema. Un altro ostacolo all'OPF sono i tempi di processo variabili. Se ho tempi di processo variabili, io devo prima risolvere questi processi variabili con la standardizzazione, in modo che io ho processi consistenti. Io ho sempre lo stesso risultato, sempre lo stesso tempo. Per cui lo faccio con la standardizzazione. E dopo, successivamente dobbiamo avere attrezzature ed impianti efficienti per garantire un prodotto di qualità, per garantire una consistenza, una ripetitività nell'attuazione dei processi. Per questo noi dobbiamo attuare delle politiche di TPM, Total Productive Maintenance o OEE. Overall Equipment Efficiency, anch'essi visti precedentemente, ma che verranno esaminati e analizzati approfonditamente in seguito. Inoltre, per completare gli ostacoli all'OPF, noi dobbiamo avere un processo che deve essere sincronizzato con il takt time. Il takt time, come abbiamo visto precedentemente, ci è dato dalla domanda. È il cliente, o meglio, i clienti che ci dicono quello che è il takt time, ogni quanto tempo noi dobbiamo produrre un pezzo. Ma come si fa ad implementare l'OPF, il One Piece Flow? Beh, dalla mia esperienza serve innanzitutto tempo e molto impegno e sacrificio.
non si ottiene in un giorno, una settimana, un mese, perché bisogna attuare tantissime tecniche diverse nella propria struttura organizzativa, nei propri processi. Innanzitutto bisogna definire la famiglia di prodotti su cui, o le famiglie su cui intervenire, monoprodotto o mix che siano. Bisogna calcolare il tag time che abbiamo detto che è dato dalla domanda del cliente. Bisogna definire impianti e attrezzature per ogni cella, tali da soddisfare il tag time. Dopo andremo a vedere le celle, che è una pedina fondamentale per la costituzione del One Piece Flow. Dopodiché bisogna creare il layout perfetto, bisogna attuare appunto le 5S, spaghetti chart, U-shape. Ed infine bisogna bilanciare il lavoro all'interno delle celle che noi abbiamo create, nel rispetto del tag time. Bisogna per cui sincronizzare, come abbiamo detto precedentemente, tempo, bisogna sincronizzare le attrezzature, le persone. Ora vi faccio un esempio che se volete potete fare a due, a casa, in ufficio, dove volete, per quanto riguarda il bilanciamento, giusto per capire cosa vuol dire bilanciare una cella, un reparto produttivo. Prendete un blocchetto di post-it e fate due postazioni, ovviamente condotte da due persone, la postazione A e la postazione B. Nella postazione A viene eseguito solamente un puntino, per cui io prendo il mio post-it, eseguo un puntino e lo metto qua. Nella postazione B verrà prelevato questo post-it con un puntino e verrà posta una firma. Capite benissimo che a distanza di un minuto io mi troverò in questa situazione, cioè nella work in progress tra le postazioni A e B io mi troverò un mucchio di post-it con un puntino. Perché? Perché il puntino sto veramente un secondo a farlo, mentre la firma starò 10 secondi, per cui alla fine, dopo, come ho detto, un minuto, io mi troverò ad avere 6 post-it con puntino firma ed un mucchio di puntini con di post-it con il puntino. Per cui cosa noterò qua? Dal punto di vista dei, diciamo, dei mood, degli sprechi, noto due sprechi fondamentali. Uno, la sovrapproduzione, che mi troverò qua, e l'altro l'attesa, perché sicuramente questa persona qua dopo un po' dirà: beh, cosa faccio? È inutile che continui a produrre, che tanto ne ho qua da stare un minuto, due, 10 minuti fermo. Per cui sovrapproduzione ed attesa. Come si fa per risolvere questi due problemi? Beh, bilanciamo quella che è la linea e vediamo come ottimizzo o bilancio la capacità produttiva. Beh, proviamo a fare così, cosa che potete sempre fare, per cui in due per provare. Vi mettete uno di fronte all'altro, prendete il vostro pacchetto di post-it che è ribaltato rispetto alla direzione originale, di modo che quando io glielo passo, lui si trova già il post-it in linea per poterci apporre la firma, non lo deve prendere in mano, girare, rivoltare. Io, operatore A, appongo il mio puntino e lo metto in queste maschere che ho creato, di modo che io le appoggio lì e non mi trovo post-it da tutte le parti, di modo che quello che firma si trova a dover firmare in 10 posti diversi. Gliene metto il primo qua, il secondo glielo metto qua, il terzo glielo metto qua e già alleggerisco un po' del suo carico e io mi impegno un po' di più. Un altro modo poi è quello di prendere, una volta che lui ha fatto la firma, e mettere il post-it tra quelli finiti. Per cui l'operatore A non si trova solamente a fare il puntino, si trova a mettere in ordine i post-it, metterli nella maschera che abbiamo creato, dopodiché a prelevarli e metterli tra i prodotti finiti. In questo modo, se voi proverete, vedrete che si bilanceranno le due lavorazioni e ovviamente il lead time, quello, totale, si abbasserà di molto. Ora andiamo a vedere quali sono i benefici dell'operare One Piece Flow. Beh, di certo io ho maggiore sicurezza, di certo io ho maggiore qualità, viste le premesse, ho una maggiore flessibilità, non devo produrre 1.000 pezzi, se domani mi arriva un ordine di 3, io sono in grado di produrne 3. Ho una scalabilità, ho Kaizen perché devo stare attento sempre ai miglioramenti, ho meno magazzino, un incremento della produttività, una semplificazione degli acquisti, più spazio libero, il morale più alto. Una cosa importante per ottenere il One Piece Flow
è quello della tecnica SMED, cioè è molto molto importante far sì che l'attrezzaggio, il cambio di settaggio dei macchinari o delle linee di assemblaggio da un prodotto ad un altro sia veramente minimo. Non possiamo più parlare di 2, 3, 4 ore, ma bisogna parlare di minuti. Con la tecnica SMED si può ottenere questo. Alla fine, il concetto del One Piece Flow è quello di lavorare per piccoli lotti, fare piccoli trasporti ed ottenere un flusso continuo. Quali sono gli svantaggi però del One Piece Flow? Beh, non è adatto a tutte le famiglie produttive, a tutti i tipi di prodotti. Se io ho famiglie con bassa varietà di prodotti, non mi conviene applicare il One Piece Flow. Non è adatto se ho prodotti troppo diversi tra di loro, per cui lo SMED, cioè la tecnica per portare a minuti il cambio di attrezzaggio, non è applicabile. Un'altra controindicazione è che bisogna stare molto attenti nell'applicazione del One Piece Flow, perché è facile sbagliare ed è difficile da implementare. Un altro degli svantaggi è che va esteso anche a clienti e fornitori. Ma una volta superati questi ostacoli, si ottiene un grandissimo risultato, un grandissimo incremento dell'efficienza produttiva, diminuzione del lead time, e questo vuol dire diminuzione del lead time, del tempo di attraversamento, non lavorare più su previsione, ma lavorare su ordini certi del cliente.